Amiche, amici appassionati di moto, mondiale, bentornati a Quattro Chiacchiere con la rubrica dedicata a un personaggio del moto mondiale con il quale fare quattro chiacchiere come tra vecchi amici. L'ospite di oggi è Luca Boscoscuro, che è un pochino in ritardo, ma fra poco arriva, quindi abbiate un attimo di pazienza. Intanto che aspettiamo Luca, saluto tutti quelli che sono collegati, saluto Gioia che vedo sempre presente, mi fa molto piacere, saluto Velenio, saluto Tadnes, Claudio, Maurizio, insomma tutti quelli che mi seguono con grande passione, vi ringrazio tutti quanti. Allora, intanto che aspettiamo Luca, vi do qualche piccola notizia, qualche piccolo appuntamento sul mio canale YouTube. Allora, domani, adesso non mi ricordo più a che ora l'ho programmata, mi sembra alle 18, c'è la seconda parte di Voti in Libertà con Manuel Manolo Pessino. Questa puntata è dedicata ad Aprilia e Ducati. Nella puntata precedente avevamo analizzato le prestazioni dei piloti e delle case KTM, Yamaha e Honda. Questa puntata è dedicata ad Aprile Ducati. È una puntata registrata perché Pessino se n'è andato in vacanza da suo figlio, e quindi è una puntata registrata, però io spero che sia comunque piacevole. Allora, invece giovedì l'orario da confermare, ma sarà probabilmente alle ore 18, una diretta con due personaggi ai quali sono molto legato: uno è Livio Suppo e l'altro è Fabiano Sterlacchini, direttore tecnico di KTM. Allora, Fabiano, da quando è in KTM non ha mai rilasciato un'intervista, e questa volta ha deciso che assieme a Livio Suppo voleva partecipare alla diretta. Quindi giovedì, credo alle ore 18, ma è da confermare, diretta con due personaggi sicuramente molto importanti. E con Fabiano faremo il punto anche sulle concessioni: c'è tanta discussione sulle concessioni, troppe per KTM e Aprilia, troppo duro contro Ducati. Insomma, io sono sicuro che Fabiano ci spiegherà al meglio la situazione dal suo punto di vista, naturalmente. Poi venerdì teoricamente sarebbe la serata dedicata a Chiedilo a Zam, ma potrebbe anche saltare questa volta l'appuntamento. È il 23, insomma è probabile che io, il 22, no, cos'è il 22, è probabile che io debba fare un altro impegno con i miei figli, insomma ci sono anche loro e devo assolutamente coccolarmeli finché posso. E poi sabato e domenica, poi insomma siamo alla vigilia di Natale, vediamo un po' cosa succede. Durante le vacanze di Natale comunque metterò online due video, le prove che ho fatto, e le trovate già su moto.it, i viaggi che ho fatto con la moto Guzzi V100 e con la Yamaha T700, montate in una maniera differente, montate in una maniera nuova, insomma io credo che saranno divertenti. Vedo Claudio, visto adesso, vedo Claudio, quando uscirà il video del Museo Honda, ecco, durante le vacanze di Natale credo che sia un buon momento per far uscire il video al Museo Honda che ho realizzato a Motegi durante il Gran Premio del Giappone. Allora, intanto che aspettiamo Luca Boscoscuro, ripeto, Luca Boscoscuro era in macchina a 5-6 minuti di ritardo, vado a recuperare. Avevo visto Velenio che mi segnalava qualcosa, eccolo qua, vediamo, lo leggiamo in diretta assieme. Non c'entra niente, ma in Germania si vocifera che Toprak è andato in BMW anche perché sembra che stiano passando alla MotoGP. Sai qualcosa? Allora, Velenio, questa cosa della BMW ciclicamente viene fuori, anche lo stesso Carmelo Peleta non ha assegnato quei due posti, sapete che venivano richiesti i due posti lasciati liberi dalla Suzuki e che venivano richiesti per esempio da KTM, proprio perché era convinto di poter convincere BMW a entrare in MotoGP. Al momento non c'è nessuna possibilità che BMW entri in MotoGP al momento. Domani cambia tutto, diciamo che oggi è così, oggi la situazione è questa. Allora,
Vado a leggere anche Claudio. Zami, un nuovo ingresso in Yamaha, di cosa si occupa la persona che passa da Ducati? Allora, la persona che passa da Ducati a Yamaha non è ancora stata ufficializzata, ma è praticamente certo che è Max Bartolini. Max Bartolini è un ingegnere che ha avuto un ruolo importante all'interno di Ducati, è un ingegnere che ha lavorato per tanti anni in Ducati. Lui si occupa delle prestazioni motoristiche, prestazioni della moto in generale. Credo che andrà a ricoprire il ruolo di direttore tecnico, comunque sia un ruolo importante. Intanto Gioia dice: ma se BMW dovesse entrare lo farà nel 27, prima non avrebbe senso. Gioia si riferisce al fatto che nel 2027 il regolamento cambierà e quindi avrebbe poco senso entrare prima. Ecco, questa è assolutamente una valutazione corretta di Gioia. Potrebbe anche essere che in qualche maniera BMW possa entrare in anticipo con una formula un po' ibrida, nel senso, per agevolare l'ingresso. È stato fatto in passato questa cosa, non lo so, vediamo, ripeto, però al momento non c'è nessuna intenzione da parte di BMW. Intanto Raimondo lo invidia un po' perché dice che saluta tutti dall'isola dello Zam e quindi si riferisce alla mia Sardegna. In realtà io sono di Milano, ma reputo la Sardegna come la mia seconda casa, se non addirittura la prima. E quindi saluto a Raimondo e a tutta la mia isola, a tutta la mia Sardegna. Allora, intanto a Claudio mi dice: ricordiamo la raccolta fondi per lo sfortunato Tatai. Allora, hai fatto bene, Claudio, a ricordarmelo. Purtroppo non ho più qui la slide che riproduceva quanto suggerito da Claudio. Comunque credo che se andate sulla pagina Facebook di Tatai trovate eventualmente tutte le indicazioni per cercare di raccogliere fondi per lo sfortunato Tatai, che è purtroppo al centro di una vicenda burocratica veramente agghiacciante, dopo aver subito un incidente che al momento lo costringe sulla sedia a rotelle. Allora, Luca dovrebbe essere in arrivo. Allora, vi ricordo gli appuntamenti: domani alle ore 18 la seconda parte di Voti in Libertà dedicata alla stagione 2023, giovedì diretta con Suppo e l'ingegner Sterlacchini, venerdì, sabato e domenica non si sa. Allora, ho già registrato in realtà il podcast per Moto.it, che uscirà domenica su Moto.it, quindi il 24. Boh, non so se farlo uscire il 25 su Zamtube o sul 26, vediamo, insomma. Allora, Gioia mi chiede: ma le squadre non sono assicurate contro gli infortuni dei propri piloti? Sì, dipende però dai tipi di contratti, dai tipi di squadra, dai tipi di campionati. Purtroppo non stiamo parlando di campionato del mondo in questo caso, e quindi sinceramente non so come fosse il contratto, come fossero gli accordi con lo sfortunato Tatai. Allora, Riccardo dice: Donna ha confermato di star lavorando per espandere il numero di gare in America, ma con la pista finlandese e quella kazaka, più tutte le altre, qualche pista non dovrà rinunciare al weekend. Allora, Riccardo, sono d'accordo. Io spero che non vengano superato il numero di 22 Gran Premi, anche se l'intenzione della donna è quella di arrivare fino a 24. Allora, per quanto riguarda il Kazakistan, io credo che non si andrà a correre neanche quest'anno, ho questo dubbio. La pista finlandese di fatto non esiste più, non è mai esistita, non si andrà mai a correre in quella pista in Finlandia, quindi vedi che comunque le gare sono già si sono già ridotte. La Finlandia non fa più parte nemmeno del calendario. L'America, un'altra seconda gara in America è possibile. È chiaro che bisogna valutare le piste. La più bella sicuramente è Laguna Seca, che però per le MotoGP attuali potrebbe essere un po' troppo pericolosa. Ecco, però tornare a Laguna Seca, devo dire che a me, da appassionato di moto, mi piacerebbe moltissimo. E poi c'è il famoso Cavatappi, dove abbiamo visto forse una delle, boh, secondo me, una delle imprese più incredibili realizzata da Valentino Rossi nel 2008 contro Casey Stoner,
sorpasso che fece discutere ancora oggi Chesistone, che tra l'altro adesso ha un ottimo rapporto con Valentino Rossi. Però intanto Luca Boscoscuro mi dice che ci sta ascoltando, è quasi arrivato, quindi Luca vai sereno, vai tranquillo, tanto adesso poi ti insulto in diretta per questo ritardo, non ti preoccupare. E comunque quello fu un sorpasso che, ripeto, ancora oggi fa indiavolare Chesistone, che adesso ha un ottimo rapporto con Valentino Rossi, ma quel sorpasso ancora oggi viene considerato da Chesistone come irregolare e come da molti uomini ducati di allora. Ecco, io invece lo ritengo come uno dei sorpassi più belli in assoluto, più geniali che ho visto fare non solo a Valentino Rossi, ma in generale nel moto mondiale, sorpasso che poi in qualche maniera venne ripetuto da Marc Marquez su Valentino Rossi, venne ripetuto in maniera scientifica, mentre quello di Valentino Rossi era stato voglio dire un colpo di genio assoluto, un colpo di fantasia. Ecco, in quel caso Marquez l'aveva studiato a tavolino e oltretutto la differenza era che quando Valentino Rossi lo fece all'esterno della pista c'era la terra, mentre quando lo fece Marc Marquez c'era l'asfalto. Comunque, insomma, anche Marc Marquez fece qualcosa di simile. Poi vediamo se c'è qualcosa. No, dicevo di Laguna Seca, qualcuno nominava Indianapolis, diceva speriamo no Indianapolis. Ecco, Indianapolis in realtà non è un brutto Gran Premio. A me non dispiaceva Indianapolis, non mi dispiaceva come pista. Non è Laguna Seca, non è assolutamente una delle piste più affascinanti, però non è una brutta pista. Avevano fatto un bel lavoro, secondo me. Allora, intanto che aspettiamo Boscoscuro, che deve essere insultato in diretta, allora vado a prendere Riccardo, dice cosa ne pensi di Red Bull che ha mollato Honda, lo sponsor austriaco non andrà in Gresini ma solo in GasGas. Allora Riccardo, guarda, io sono la persona più sbagliata a cui chiedere di sponsor, a me, ti dico la verità, di sponsor mi interessa zero, non mi piace parlare di sponsor, sono affari loro, a me non mi riguarda. È chiaro che Red Bull seguirà in qualche maniera a livello personale Marc Marquez, quello è un legame molto stretto, però secondo me a noi ci cambia poco e cambia poco anche la Honda, credo che sia la perdita di Red Bull a condizionare il futuro del futuro della Honda. Lore chiede se alla fine la pista di Cremona sarà validata, ce l'ho fatta, per il campionato Superbike. Sì, sicuramente, non ha ancora l'omologazione, ma è soltanto una questione di tempo. Sono già previsti, credo, dei test a maggio a Cremona. Devo dire che fa strano, perché Cremona io vado ogni tanto da quelle parti, sono andato da quelle parti a girare, anche se nella pista quella più piccola, quella dei kart, quella dove si fanno le gare con le pit bike, eccetera. Ecco, fa strano pensare che faranno il mondiale lì, perché non ci sono le strutture, ma insomma evidentemente lo faranno, e comunque sarà interessante andare a seguire il mondiale per chi è di queste parti, in senso Lombardia, eccetera, andare a seguire, e non solo andare a seguire il mondiale Superbike. Allora Luca chiede cosa ne pensi dei fischi a Marquez alla festa Ducati. Allora, io alla festa Ducati non c'ero, non le ho sentiti, nel senso che non ho visto il servizio che ha realizzato per esempio René Pierotti su moto.it, il titolo era proprio questo: applausi, ovazione per Bagnaia, fischi per Marquez. E io credo che allora questo sia come dire qualcosa che Marquez sa di dover andare incontro. Marquez spesso viene fischiato, non soltanto in Italia, particolarmente in Italia, ma spesso viene fischiato. Allora è chiaro che non è mai bello fischiare qualcuno. Io quando vado allo stadio con mio figlio Leonardo, gli dico sempre che bisogna sempre avere rispetto degli avversari. Noi tifiamo Milan, ma non per questo non bisogna tifare contro qualcuno. Ecco, quindi fischiare qualcuno, soprattutto un pilota,
in questo caso mi fa specie, secondo me è sbagliato, lo considero sbagliato. Capisco anche che chi dice che il fischio è l'unico mezzo che ha un appassionato per esprimere il proprio disappunto. Ecco, quindi questo è sicuramente un aspetto da tenere in considerazione. Gabriele dice fischi poco eleganti, sono d'accordo con Gabriele, ripeto, è un qualcosa che non mi piace e che non andrebbe fatto, però anche Fabio dice sono d'accordo, Zama, i fischi sono veramente brutti, ripeto, è qualcosa che non condivido, ripeto, capisco il fatto che il tifoso comunque esprime il suo dissenso attraverso i fischi. Quindi direi che insomma, è un qualcosa che comunque Marquez purtroppo ha fatto l'abitudine dal 2015. Allora, infatti, Gabriele dice che chi ama lo sport non dimentica il 2015. Ecco, Gabriele, questo poi è un argomento molto delicato. Io ripeto, sono d'accordo sul fatto, posso essere d'accordo sul fatto che un appassionato, un tifoso, non digerisca quello che è successo secondo lui nel 2015, però io credo anche che forse andrebbe rispettato. Andrebbe rispettato di più un campione che comunque è un pilota che in pista è capace di cose assolutamente incredibili, ma va rispettato qualsiasi pilota, secondo me, qualsiasi pilota, qualsiasi atleta va rispettato e questo vale anche per Marquez. Allora, i 5 minuti di Luca Boscoscuro sono evidentemente differenti. In Veneto i 5 minuti sono differenti dai 5 minuti lombardi, ma insomma sta arrivando. Vedo che siete tanti collegati. Tenete botta, dai, che Bosco sta per arrivare. Allora, Elvio dice: ma Marquez è un personaggio ultra divisivo, è assolutamente così, è uno di quelli che comunque fa discutere, fa dividere gli appassionati. Dennis dice: anche i francesi non si sono risparmiati un sacco di fischi per Marc Marquez, ripeto, è quello che ho detto prima. Allora, Fabio dice: l'anno prossimo ci saranno sempre 22 sprint e lunghe. Allora, questa è l'intenzione di Dorna, non l'ha ancora confermato ufficialmente, però l'intenzione di Dorna è fare 22 sprint, quindi quanto saranno il numero delle gare lunghe, anche nel 2023, 2024. Ripeto, è un qualcosa che io non condivido, ma come ho già detto, adesso è difficile tornare indietro. Quello che avrebbe dovuto fare Dorna era di fare, che ne so, 10 sprint nel 2023, fare una prova, fare un tentativo, vedere quali erano le criticità, quali erano i lati positivi e poi eventualmente aumentarli negli anni successivi. Adesso si fa fatica a tornare indietro, si fa molta fatica a tornare indietro, quindi una volta che nel primo anno le ha introdotto per tutti gli appuntamenti, ripeto, è molto difficile tornare indietro. Allora, secondo Velenio, il prossimo anno ci sarà il primo grosso calo di ascolti. Io non ce la faccio più a stare rinchiuso tutto il weekend. Mia moglie e le figlie mi ammazzano. Ecco, questo è un argomento che ho preso anch'io in considerazione. Stanno diventando veramente troppi gli appuntamenti. Io ho detto, sta diventando un lavoro, tra virgolette. È chiaro che se un appassionato segue tutto, io quando posso seguo anche le gare del CIV, seguo le gare del CEV, eccetera, però non puoi passare tutto il giorno in casa a vedere tra qualifiche, gare, sprinter, garette, garone. Ecco, io credo che si stia un po' esagerando. Allora, Gabriele dice: basta sprint, meglio 2 gare come la Superbike una volta. Io, Gabriele, non sono d'accordo. Per me 2 gare comunque sarebbero ulteriormente sbagliate. Io credo che la vecchia formula con le qualifiche, la gara domenica, rimane la formula per me più bella. Allora, Pier Alberto dice: ma introducendo il discorso Moto2, Fermin ed altri piloti che nel 205, che sarebbe probabilmente nel 2025,
potrebbero passare in MotoGP al Bolino, dove li vedremo? Allora, Pierroberto, io dico che è un po' troppo presto. Il 2025, cioè il 2024, sarà un delirio per il mercato. Sarà un delirio per il mercato perché già, secondo me, nei test di febbraio in Malesia si comincerà a parlare di mercato. Ecco, però dire adesso dove potranno andare i piloti della Moto2 veramente mi sembra sinceramente prematuro ed è qualcosa a cui io veramente faccio fatica a stare dietro. Eccolo che è arrivato Bosco Scuro, pronto per essere insultato. Vedi? Sono Signori, Bosco giusto? Scuro. Buonasera, Scusatemi del ritardo, scusatemi, ma c'è troppo traffico in giro con gli allora ultimi regali di Natale qua. ho scoperto che i 5 minuti in Veneto sono differenti dai 5 minuti in Lombardia, caro Ti Bosco. giuro che Google Maps, quando l'ho messo, mi dava 5, cioè mi dava un ritardo di 5 minuti. Otto recupero anche, è un disastro. Va bene, ti vogliamo bene lo Tanto mi stesso. volevi infamare, Sì, no, milanista, volevo dimmi fare tutto. posto perché adesso te lo faccio assieme a tutti gli appassionati che ci seguono. Perché allora, fino diciamo a 3, 4, 5 gare dal termine del 2023, nessuno si filava a Bosco Scuro, tranne io. Dopo, siccome è diventato il manager, il team manager, il costruttore più richiesto del paddock, basta, dopo ha smesso, non mi salutava neanche più. No, io ti Sei do un bacione. bugiardo come Giuda, sei bugiardo come Giuda, perché altro non ti posso dire. Grande Bosco. Allora, Ti ho no, sempre Bosco. detto anche la verità, ti ho sempre detto, non ti ho mai detto una bugia. Ecco, infatti volevo partire proprio da questo, perché allora sappiamo, faccio un piccolo riassunto, ma tanto tutti quelli che ci seguono lo sanno, insomma, a un certo punto della stagione, prima si è detto che Alonso Lopez sarebbe andato alla Honda, in Ducati, da tutte le parti, poi si è detto che Aldeguer sarebbe andato da VR46 in Ducati. Io devo dire che Bosco ha sempre detto, per quello che so io, lui rimane qua. E io continuavo a dirgli, ma dai Bosco, te lo portano via, faranno di tutto, si metteranno in mezzo a spieta. È vero. E quindi chiedo scusa Bosco, allora come hai fatto Bosco a tenere il tuo pilota? Raccontaci un po' com'è andata, dai, adesso lo puoi raccontare. No, 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 come ha fatto bene. Contrattualmente era così e più dopo io credo che la scelta giusta per lui era rimanere con me, che non era andare in MotoGP, perché come tu mi hai preso per il culo 5 minuti fa che lui doveva andare via, cioè non mi considerava nessuno, e lo stesso era il pilota, perché 2 mesi fa Aldeguer era in difficoltà, non c'è nulla da fare. E le cose vanno così e perciò ci vuole il tempo per maturare, anche perché lui è giovanissimo e per me andare in MotoGP per bruciarsi non ha senso, soprattutto perché l'anno prossimo c'è la possibilità di andare con che si aprono tutti i contratti e non ci vai perché vai a tappare un buco. Ma ci vai perché ti hanno preso. Però Bosco, di questo ne parliamo un attimo dopo. Allora, ci puoi raccontare se effettivamente c'è stata la possibilità che lui andasse via, non andasse via? Com'è stata la situazione? No, no, c'è stata al 100%. Cioè, non è che comunque è arrivata solo dopo la gara della Malesia, se non sbaglio. Anzi, dopo la gara della Malesia. Non Sì. prima, prima erano solo chiacchiere e sicuramente c'era un interesse da tutte le parti. Ma perché comunque è un giovane interessantissimo e quest'anno, secondo me, dopo, specialmente proprio anche dopo il Qatar, dopo Valencia, cioè fino alle gare, queste gare qua ha dimostrato ancora di più che ha preso consapevolezza dei propri mezzi e dei risultati che può fare. Ecco Bosco, però quello che dicevo io, che dicevano in tanti nel paddock, non hai mai temuto veramente che si mettesse di mezzo Espeleta e dicesse, vabbè, caro Bosco, non rompere le scatole, lui va di là. No? Sì, Sarebbe forse. stato per me una sorpresa, cioè te lo giuro, una sorpresa, perché comunque loro vogliono che tutti quanti rispettino i contratti. Dopo, sai, se avrei avuto paura, avrei avuto paura se lui fosse stato un pilota tedesco, un pilota olandese, un pilota anche francese, per darti un'idea. No, francese ce ne sono già due in MotoGP, perché non ci sono. Un pilota inglese veramente forte, ma non per uno spagnolo, non posso crederci che veniva a fare questo. Ok, interessante questa valutazione. Insomma, ci sono già troppi piloti spagnoli in MotoGP, non ne serviva uno in più. Questa è la sintesi. Dico bene, Bosco? Beh, ma cioè, è sotto gli occhi di tutti, no? Cioè, nel senso, tu, so,
troppi piloti italiani e troppi piloti spagnoli in questo momento, però non è colpa loro se sono i più forti, perché questo è un dato No, 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 insomma. certo, però è interessantissima questa tua valutazione. Allora, intanto abbiamo perso Bosco un'altra volta, lo abbiamo ritrovato, eccolo qua. E allora, dopo lascio lo spazio alle domande degli appassionati. Allora, volevo chiederti questo: ammettiamo che per qualche motivo Aldeguer andava via, fosse andato veramente in Ducati WR 46. Ecco, per te sarebbe stato un disastro assoluto. Cosa cambia per un costruttore, per un team manager, per un proprietario di una squadra, una cosa così? Sarebbe stato gravissimo, immagino. Ma sarebbe stato gravissimo, sì, perché comunque sostituirlo con un altro pilota non era possibile a novembre. E non importa i soldi che ti pagano, perché comunque bisogna avere rispetto per gli sponsor che ti supportano sempre. E non è perché un pilota, cioè, anche se mi avessero pagato, no? Che mi avrebbero pagato, ma non era quello il concetto, perché il mio non è un progetto di business, ma è un progetto sportivo. Perciò sono il pilota da vincere. E gli sponsor, ne ho bisogno di loro, però non è che quando c'è il pilota che va forte perché mi pagano lo mando via, perché allora vuol dire che non è per vincere, ma è solo per prendere i soldi. Perciò sarebbe stata anche una mancanza di rispetto per loro, e questo no, non può essere. Ecco, invece tornando ad Aldeguer, allora stavi dicendo prima, secondo te è giusto che rimanga un anno in Moto2? Personalmente lo condivido, anche perché ha 19 anni, giusto, Bosco? 18, 18. Ah, 18, 19 ancora non li ha compiuti, L'anno e prossimo. quindi potenzialmente insomma ha solo da crescere e da guadagnare in Moto2. Però, allora, intanto dimmi tu perché credi che sia giusto che lui rimanga in Moto2, poi ti chiedo un'altra cosa. Perché è vero che ha vinto le ultime quattro gare, probabilmente avrebbe vinto le ultime cinque perché avrebbe vinto ancora più facile la gara in Australia perché veramente avevamo una differenza con gli altri ancora più marcata rispetto alle ultime. Ma perché è un pilota, non è perché uno vince quattro gare è già pronto per andare in MotoGP, perché in MotoGP non c'è un pilota che va piano e devi arrivare là che sei pronto su tutti i punti di vista. E lui non Perché lo è, secondo te? in questo momento qua deve ancora completare, perché quando vengono i momenti difficili devi avere le spalle larghe per stare lì, perché in MotoGP secondo me non sarà facile quando ci andrà. Per me ha un potenziale per fare qualsiasi cosa. Però, Questo l'hai sempre detto anche quando andava piano, devo dire la verità. sì, te l'ho sempre detto, ma io, cioè, l'ho visto da quando l'ho messo sotto contratto che lui aveva 15 anni, eh. Cioè, non è che quando l'ho messo sotto contratto ci stavo male io, perché lui è un 2005, dice, porca miseria, cane qua. L'ho messo sotto contratto nel 2020, capisci che ci vedevo, che vedevo qualcosa di speciale in lui. E comunque lo Cioè, deve continuare col percorso che ha adesso, non è perché ha vinto quattro gare, è un fenomeno. Diventi un fenomeno quando vinci tutte le domeniche, perché i fenomeni per me che abbiamo avuto, uno è Valentino Rossi, che era uno che vinceva 10 gare l'anno, e l'altro è stato Marc Marquez. Perciò lui può essere uno così. Ecco, ma non c'è il rischio, Bosco, che lui affronti la stagione come quasi un obbligo di dover fare ancora la Moto2? Ho letto da qualche parte che lui avrebbe detto, io non l'ho sentito, io sono in Moto2, ma non è una mia scelta, qualcosa del genere. Non so se è vero, però Ma c'è questo rischio, secondo te? io ho parlato con lui dopo la gara del Qatar e gli ho spiegato tutto quanto. E lui è un ragazzo molto intelligente. Ma è logico che quando ti propongono di andare in MotoGP con la Ducati, chi è che non ci vorrebbe andare? Però alla fine anche lui deve credere nei propri mezzi e che vedrai che le opportunità arriveranno e secondo me ancora migliori di quelle che gli hanno proposto. Ecco, ma Perché tanto. l'hai convinto su questa cosa o no? Sì, sinceramente sì, perché anche a Valencia lui sapeva già benissimo e se tu sei venuto nel box hai visto qual era il rapporto mio e col pilota e tutto, o comunque quando siamo andati sul podio, o la sera, cioè il rapporto ha capito anche lui perché queste cose qua, cioè, sebbene che lui è giovane, è anche un intelligente, logico, ti danno la possibilità di andare, come fai? Non è normale che ti dispiace, però capisci anche quando gli hai dato la possibilità di fare, perché a metà stagione stava andando molto molto male, ma non ha mai avuto cioè,
da parte nostra, parlo di tutto il team, non da parte mia, perché parlare del singolare è sbagliato, cioè ha sempre avuto un supporto da tutti quanti, e Vero. quello alla fine è riuscito ad andare forte, perché un ragazzino così, perché sono dei ragazzini, quando tu lo massacri, poi non vanno più. E questo qua è successo anche a Quartararo, quando è venuto da noi andavano piano pianissimo. Tanto ti ricordi quando abbiamo fatto un viaggio in macchina, io, te e Manuel Pessino, quanto mi Mano il avete Pessino infamato, no? e Io ha non mi corso dimentico, dei soldi Bosco di quella trasferta, ci deve ancora del passaggio in auto che avete dato, va bene. scherzando, naturalmente sto scherzando. Ecco, va bene. Allora adesso chiedo a Giuseppe, che fa una domanda su Lopez, di aspettare un attimo perché visto che siamo partiti con Fermino Aldeguer, finiamo un attimo il discorso con lui, perché Fabio ti chiede: qual è stata la molla per il dominio nella parte finale del mondiale? Credere nei propri mezzi, niente di più. È quello, soprattutto Solo quello. quello. Mancava solo quello. Mancava solo quello perché riuscire a mettere insieme dei risultati uno in fila all'altro, i due podi che ha fatto, cioè tutto questo gli ha dato consapevolezza, perché non è mai stato un problema di talento, secondo me, di velocità. Era proprio degli errori macroscopici. Cioè, che lui ne combinava di tutte, ma se tu andavi ad analizzare, vedi che andava forte, cioè, oh, quando ti svegli, questo era il concetto. E Bosco glielo dice proprio così, oh, quando ti svegli, perché Bosco non manda a dire niente, grande Bosco. E invece Zio Tibia ti chiede se è vero che ha un precontratto con Pramac per il 2025. Non lo so, 2024, 2025, non lo so. Non lo so, 2025. veramente non lo so. Cioè, penso che tutti lo dovrebbero prendere perché farebbero un ottimo affare, no, un buon affare, un ottimo affare. E, beh, però questa potrebbe essere una mossa logica anche da parte di Pramac. Pramac ha sempre fatto, no? L'ha fatto anche con Bagnaia, giusto? Con Martin, di prenderlo quando ancora era in Moto2, l'anno per giusto? Di fare Giusto, questi giusto. precontratti. Queste Potrebbe essere. qua sono scelte fatte insieme con Pramac, con Ducati, e mi sembra che comunque le scelte di Ducati dei piloti degli ultimi anni sono veramente azzeccate tutte. Assolutamente. Allora Gioia, qua Gioia però io so già la risposta, però la faccio perché dice, ti chiede se è più forte Arbolino o Aldeguer. Guarda, lo sapevo, guarda Gioia, lo sapevo che questa sarebbe stata la reazione di È Bosco. difficile rispondere. Arbolino, la prima parte di stagione è stato veramente forte, e poi lui ha delle gare che è velocissimo. E poi l'ultima parte di stagione non so cosa gli è successo e non andava più, perché dalla pausa estiva è stato cioè è stato non complicato, complicatissimo tutta la stagione. Perché a parte Assolutamente. ha vinto la gara in Australia, ma la gara in Australia, Non cioè, era una conta. gara col bagnato, cioè è difficile Il dire. bagnato, vento, c'era Sì, di era una tutto. gara a parte, insomma, senza. Tra l'altro ricordo che io ho dedicato un podcast a questo argomento, Lucio Nicastro, il suo capotecnico, risponde a un po' di domande, anche se per la verità anche lui fa un po' fatica a capire la differenza di prestazioni tra la prima parte e la seconda parte di stagione. Ecco, veniamo finalmente a Giuseppe, che ti chiede come mai ha faticato così tanto Alonso Lopez, che invece nel 2022 è andato fortissimo. Come la vedi? È stato un insieme di cose che non hanno girato, soprattutto all'inizio stagione, perché tipo lui è arrivato a Portimão per la prima gara che aveva delle aspettative altissime da lui, abbiamo fatto un weekend disastroso, cadendo, di tutte ne ha fatte. Poi siamo andati in Argentina e non ha vinto la gara perché ha fatto tantissimi errori durante la gara, ha fatto secondo, ma ha fatto tantissimi errori durante la gara, però aveva fatto una pole position il giorno prima, cioè era carico e tutto. Poi siamo andati in America, era in testa alla gara e ha avuto un problema, diciamo un problema tecnico al braccio, mettiamola così, e praticamente anche quella gara lì, che era un'altra gara da poter vincere, e non ha vinto. Perché poi dentro la testa, quando tu ti metti delle aspettative da voler vincere e poi non vinci, sono dei ragazzi, e qua quando ti dico che accennavo prima a quello che potrebbe essere di Aldeguer, cioè devi avere le spalle larghe. Perché anche quando il periodo va male, perché Alonso è vero che il 2022 è andato fortissimo l'ultima parte, ma di fatto prima il mondiale non ha mai fatto niente.
Perciò non era pronto per quello. E degli episodi che possono cambiare la stagione. Perché lui, se avesse vinto in Argentina, probabilmente avrebbe vinto anche in America, probabilmente perché era già andato via. Cioè le cose cambiavano. Invece lui poi è arrivato a metà stagione, è vero che abbiamo fatto un podio anche a Misano, però non sono arrivati i risultati che dovevano arrivare. Questo gli ha cambiato un po' la visione in tutto, poi non è facile tenerlo comunque focalizzato su questo. Poi lui può avere anche dei pensieri diversi o meno. Ma alla fine è questo quello che conta. Quando tu stai bene, sei convinto, i risultati vengono quando non ci sono le condizioni, perché tu riesci a tirare fuori il 100% da tutto. Ma quello è questione di maturità. Ma il compagno di squadra gli ha dato fastidio? Le prestazioni del compagno di squadra gli hanno dato fastidio, Bosco? Ma se andiamo all'anno scorso, a parte che si devono mettere in bolla tutti e due, perché mi ha rotto le scatole, uno va forte, uno va piano, poi si invertono, lì mi fanno incazzare così in una maniera che non so cosa gli farei quando entro. Però non è facile. L'anno prima, l'anno scorso, a De Geer, la prima parte di stagione è stato incredibile. Alla pole position in Argentina, tutti i turni prima comunque a lottare, sempre stare davanti, e anche lì c'è stata una serie di sfortune, perché Altegher, se avesse vinto la gara in Argentina, se avesse fatto il podio a Jerez, che comunque erano tutte cose tra virgolette che si potevano fare tranquillamente perché erano lì, sarebbe cambiata anche la stagione 2022 del De Geer, e sicuramente il 2023 sarebbe stato molto meglio, perché sono giovani e devono fare proprio quel click che li convincono che sono forti. Io la Comunque, leggo così, eh. hai la squadra più forte per il 2024, secondo Alla te? Madonna, lì ce ne sono tanti che vogliono vincere. E No, noi, ok. io non cambierei i miei piloti con nessuno, se tu mi chiedi questo. Dopo, più forti per vincere, bisogna cercare di fare meno errori degli altri, bisogna essere più bravi l'anno prossimo, bisogna interpretare bene. È quello che vogliono le Pirelli per andare forte, perciò Ecco, anche la allora, squadra dovrà lavorare tanto su questo. come sono queste Pirelli, Bosco? Ma è complicato da darti un commento. Oggi siamo andati forte a Valencia e questo è andato bene, però Valencia per me non è un circuito che fa testo, non fa testo, perché non è il circuito dove tu puoi capire se la moto va bene o va male. Perciò diciamo che sicuramente le gomme vanno bene. Poi, se abbiamo capito come sfruttarle, ti devo dire, aspetta un paio di gare l'anno prossimo prima di capire, poi lì vedremo qual è il livello veramente. Ma la moto va cambiata in maniera importante per adattarsi alle Pirelli o no? Secondo te, anche Guarda, come messa a punto, come. io per quello faccio fatica a risponderti in questo momento, perché abbiamo fatto il test a Valencia e di fatto non abbiamo cambiato niente. E siamo stati veloci anche nel long run, tutto quanto. Però eravamo a Valencia, non eravamo a Jerez, non Certo. eravamo al Mugello, non eravamo a Barcellona, che sono delle piste dove puoi capire meglio come funziona tutto. Valencia, Prossimi test, quando è che li fate, Bosco? li facciamo a Porto. A febbraio. Sì, a febbraio, non ricordo neanche, facciamo 2 giorni a Jerez e 3 giorni a Portimão, e non mi ricordo, mi sembra che facciamo prima a Jerez e dopo Ecco, Portimão. e quelle possono essere due test significativi, secondo te, per capire le Allora, gomme? se il meteo ci assiste, sì, Certo. sono due piste che sono selettive sia per la moto che per le gomme. Sì, quelle due piste lì ti fanno già capire come sei messo. Ok, e poi volevo chiederti, poi passo ancora un po' di domande degli appassionati, volevo chiederti del secondo team che avrà la Bosco Scuro nel 2024. Raccontacelo tu. Ah, lì è stato. Ci siamo accordati di fatto in Qatar, cioè non è che ci siamo accordati prima. Il team è un team sicuramente con delle aspettative molto alte, perché vogliono fare bene. Hanno due piloti che secondo me, Ogura ha fatto vicecampione del mondo l'anno scorso, quest'anno non è andato fortissimo, ma come sapevo i giapponesi vanno un anno sì, un anno no, e speriamo che l'anno prossimo sia l'anno che va. Mentre Garcia
Quest'anno ha fatto delle ottime gare sia sul bagnato che sull'asciutto. Penso che è un team che può fare bene. Ed è solo questo quello che mi interessa. Ok, Ogura, boh, a me piace. Ogura, io credo che sia uno. Rimane sempre un giapponese, con tutte le caratteristiche del pilota giapponese, no? Ah, la mia era una battuta, ma mi sembra che i giapponesi fanno sempre un anno sì o no, escluso Kato. Perché se ci ricordiamo da Arada, tutti quanti vanno forte un anno, l'anno dopo non ci sono, tornano l'anno dopo che sono velocissimi. Cosa succede qua? Sono metereopatici. Allora, ci sono due domande. Che secondo me interessanti. Claudio ti dice cosa pensa Luca del warm up della domenica. Avete fatto qualcosa per ripristinarli? Allora, secondo me il warm up servirebbe, però evidentemente Dorna vuole utilizzare questo tempo per avvicinare di più i fan o altro e vediamo se hanno ragione loro, perché alla fine, cioè, non ti dico che non cambia niente perché è sbagliato, sicuramente sarebbe meglio farlo per tanti motivi, però alla fine no, non è così fondamentale. Non è così fondamentale. Invece Riccardo ti chiede cosa ne pensi del fatto che Dorna stia concentrando risorse e attenzioni per MotoGP, ignorando, tra virgolette, le categorie minori. Non sembra esserci molto impegno di marketing per Moto2 e Ma Moto3. credo, qua condivido che secondo me c'è anche un errore da parte di Dorna, però loro vogliono prima tirare al massimo quello che è la MotoGP per poi, cioè almeno questo è quello che ci hanno detto, per poi tirare su anche Moto2 e Moto3. Secondo me è un errore perché comunque gli appassionati si appassionano con i piloti giovani che poi vanno in MotoGP, perciò avere più interesse per Moto3 e Moto2, secondo me ne guadagnerebbe tutto il motomondiale. Però evidentemente chi sta gestendo in questo momento il marketing della MotoGP preferisce fare questo. Allora, prima qualcuno, chiedo scusa, ho perso il nome, ti chiedeva un commento sulla Moto2, tanti la criticano, io compreso, lo sai benissimo. Io so che invece tu sei molto favorevole alla Moto2, cosa ne pensi? Ma io, cioè, dico sempre le stesse cose. È logico che sarebbe bellissimo con tanti costruttori dentro, ma impegnati veramente. Perché se non ricordo male, e non ricordo male, cioè gli ultimi anni della 250 erano tutte quante Aprilia di fatto in pista. È Vero. anche vero che l'ultimo anno ha vinto una Honda, perciò già lì era da carachiri per noi, visto che Vero. eravamo in Aprilia in quel periodo là. Vero. Ma oggi è quasi impossibile, secondo me, perché sarebbe troppo dispendioso dal punto di vista economico fare dei prototipi anche per la Moto2. E a me piace tantissimo questo qua, perché con un budget non impossibile puoi lottare per vincere il mondiale. Quando invece prima, se non avevi la moto ufficiale, era matematicamente impossibile vincere. Perché con la moto ufficiale c'era tutto, dalle gomme diverse alle sospensioni, a tutto, era tutta un'altra roba. Perciò anche lì facevi sempre fatica a valutare i piloti. Mentre Moto2, per me oggi il pilota forte lo vedi sempre. E la Moto3, sempre la stessa persona, ti chiedeva anche della Moto3, invece cosa ne pensi della Moto3? A me la Moto3 è completamente sbagliata oggi, perché hanno cambiato il regolamento de dell'età e tutti i ragazzini di 18 anni sono alti 1,80 m, perché basta andare fuori dalle scuole per vederli. Cioè oggi la Moto3 è fatta per un pilota massimo 1,70 m e deve pesare anche 62-63 kg, massimo 61-62. E invece per dei piloti tipo i due miei piloti, sono due piloti scartati dalla Moto3, sia Lopez che Aldeguer, perché erano troppo Certo. grandi e troppo pesanti. Perciò già lì ti fa capire che la categoria della Moto3 per me è sbagliata. Io non ce l'ho con Sasaki o No, con no, 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 ma è chiaro. Bagnasia, È chiarissimo. però secondo me, cioè, visto che Moto3 cioè, è una categoria per far crescere i piloti, per me è MotoGP, perché non è più come era 20 anni fa, che la 125 era una categoria dove un pilota poteva rimanere 20 anni, o la 250 un pilota poteva vincere 5 mondiali di fila. Cioè non è più così. Oggi Sì. l'obiettivo è andare in MotoGP, perciò la Moto2 e la Moto3 devono essere delle categorie per tirare sui giovani.
Oggi il limite d'età per entrare, che secondo me è giusto, premetto, che un pilota possa arrivare al mondiale a 18 anni, cioè io ho preso dei piloti, cioè ho fatto correre al De Gea a 16 anni al mondiale, che li aveva compiuti da un mese, cioè non è che quello era il regolamento, io l'ho sfruttato perché a me Certo. andava bene, però comunque quello lì ti fa bruciare tantissimi piloti dal mio punto di vista, perché sono dei bambini che li metti, cioè perché vedi che vanno forte, di là li metti subito al mondiale che hanno delle pressioni completamente diverse e questo non, cioè, gli fa male. Perciò arrivare a 18 anni secondo me è giusto. Però in questo caso qua bisogna sistemare il regolamento perché la Moto 3 non è più per un pilota di 18 anni. Sì, tra l'altro adesso però hai visto che c'è stata fatta una deroga oggi, è arrivata che i primi tre, se non mi sbaglio, del CEV possono comunque arrivare in Moto 3 e in Moto 2 anche se non hanno 18 anni. E anche il Sì, ma campione. arriverebbero a 17 però, perché comunque al CEV non ci puoi correre, sono 6-16 anni. Sì, comunque Allora, 17, perciò esatto. è giusto, capito? Cioè nel senso, non è che è sbagliato questo, perché se uno va forte perché lo devi tenere di là. Però, e comunque ha fatto già 2 anni di corse. Ok, allora, e invece Gabriele ti chiede cosa ne pensi se venisse messa la sprint in Moto 2. Io tra l'altro sapevo che si parlava anche di questa eventualità, ma forse per questione di tempi non si può realizzare. Ah, io spero che la mettano il prima possibile, sinceramente, perché per lo spettacolo di tutti, per il pubblico che viene, per la gente a casa, per me la sprint in Moto 2 sarebbe ancora più bella, anzi, non, se devo essere onesto, non sopporto più le qualifiche perché sono troppo concentrate in uno, due giri, tre giri, non mi piacciono per niente, Ma cioè quindi la sono quinta più... posta delle qualifiche faresti tu? Allora, la qualifica per la griglia la devi fare per forza. Però, io sarei più aggressivo, cioè io vorrei che la gara della sprint fosse la partenza del giorno dopo. Questo a Esatto. me piacerebbe, che Esatto. sarebbe ancora più selettiva, perché allora in quel caso lì non c'è il pilota, anche in MotoGP, scusa, cioè prendono i punti i primi 8, quanti prendono in MotoGP? 6, 8, non mi ricordo neanche più. Aspetta, i primi 8, sì, giusto. Primi 8, no? Allora tu. Aiuto, mi ha perso Bosco Scuro un'altra volta. Sulla sprint c'è caduto di nuovo Bosco Scuro. Comunque, eccolo, è tornato Bosco Scuro. Eccolo qua. Giovanni, Ecco, scusa, ti ho perso. vai tranquillo. Dicevi. Perso il filo, porca No, miseria. dicevi della sprint, no? Ah, Che. della sprint, secondo me, di MotoGP, no? Uno che è decimo, ma non è che interessa finire la gara. Perché devo, cioè, non ha senso invece, lì devi sputare sangue, se cadi devi ripartire, perché invece di partire 22esimo, parti 20esimo, Ecco, però ad esempio Gioia fa no? una Io la considerazione. leggo così. Gioia fa una considerazione che dice: però io credo che se la sprint valesse per la qualifica sarebbe ancora più pericolosa. Ha un po' ragione, Gioia, secondo me. Tu non la vedi così? Sì, ma allora dobbiamo stare attenti a fare le gare. Cioè, aspetta, io sono pro sprint race perché a me piace. Cioè, il sabato, anche per il pubblico che viene, che paga il biglietto, vede uno spettacolo. Per me vedere lo spettacolo delle qualifiche non è più uno spettacolo. Ok, chiarissimo. Invece Maurizio ti chiede se hai mai pensato di fare la MotoGP. Ah, quello sarebbe un sogno di farlo, però oggi per me è quasi impossibile perché bisogna trovare dei partner giusti, sto parlando economici per poterlo fare e da lì dopo poi anche pensare a trovare lo spazio e farlo, ma oggi il budget che ci vuole in MotoGP per me non è così facile da trovare. Speriamo di trovarlo domani. Quanto ci vogliono? 10 milioni di euro non bastano. Non bastano, dopo dipende se vuoi partecipare a fare cosa. Perché alla fine, se vuoi andare forte, devi prendere i piloti, se vuoi prendere i piloti, devi pagarli. O se no, devi fare sempre degli azzardi come faccio io, di prendere i piloti sconosciuti. Diventa complicato. Comunque, da 15 anni milioni più il contributo d'orna ci vogliono tutti. Sì, assolutamente, assolutamente. Allora, Bosco, siamo quasi in chiusura, perché anch'io c'ho da fare, sai com'è, no? Ho da fare.
No, scherzo, ma Bosco, cosa succede in questo periodo? Un team come il tuo, cosa succede in questo periodo? Va a caccia di sponsor, modifica le moto, parla con i piloti, va in vacanza. Cosa fa Luca Bosco Scuro? Periodo, cioè, è complicatissimo adesso. Abbiamo finito il mondiale a dicembre perché il camion è tornato a casa praticamente a dicembre. A metà febbraio il camion riparte. Il tempo per, cioè, dopo per noi, per me che sono un costruttore, per noi che siamo dei costruttori è tutto complicato perché devi, cioè, aspetti sempre fino all'ultimo momento per fare tutto il materiale nuovo perché vuoi fare sempre il meglio possibile, perciò aspetti proprio sempre fino all'ultimo. Perciò questo è un periodo complicatissimo per gestire i fornitori, per tutto quello che c'è da fare. E in più c'è da concretizzare i contratti con gli sponsor, che sì, vai a trovare anche degli sponsor nuovi, però devi anche gestirti bene quelli che hai avuto nella stagione, giustamente. Non è che vai a fare il contratto oggi, però di fatto vai sempre a concretizzare. Questo qua è un periodo anche dove andare a ringraziare tutti quelli che ti hanno supportato o sopportato tutta la stagione. A me non mi ha ringraziato però, con tutto quello che ho fatto. Ma tu non è che tu vieni sempre a massacrarci. Ecco, no, Bosco, tu che sai cosa vuol dire fare, quest'anno fare due moto in più, no? Perché da due passate a quattro. Ecco, cosa significa per una casa come la Ducati fare otto moto? Perché molti dicono, ah, la Ducati però otto moto, anch'io sono uno di quelli che dice sono troppe, però bisogna saperle fare quelle otto moto, non è facile. Onestamente, ti dico che è più complicato fare le moto nuove che fare le moto vecchie, cioè nel senso le moto dell'anno. Cioè aspetta, questo è un pensiero mio, ma comunque è così perché le moto sono già fatte, in ogni caso devi solo mandare in produzione i pezzi da fare. Quando invece tu fai la moto nuova, che praticamente arrivi a, che anche loro la finiranno il giorno che mettono dentro le moto nelle casse per andare in Malesia a fare i test. Ecco, lì diventa il problema perché lì devi avere il materiale per tutte quante le moto, che non è il mio caso, perché il mio caso è un problema del 20% rispetto a loro, perché MotoGP col motore e tutto quello che ci va attorno, c'è tanto di quel lavoro da fare che metà basta. Noi il 90, l'80% del problema è risolto, il motore e l'elettronica è già fatta, non devi impazzire, non puoi toccare niente. Per quello tutti i team, cioè tutti i team o comunque possono lottare per vincere. Se c'hai un buon team e un buon pilota, puoi vincere anche con un budget che non è fuori di testa. Allora, Francesca ti chiede se c'è un D'Aligna nella Moto 2 o nella Moto 3. Bosco Scuro, rispondo io. Esagero, no. C'è. Non c'è. Un D'Aligna non c'è da nessun'altra parte, o no? Gigi è il più forte per me, tanto tu lo sai benissimo cosa penso di lui, ma no, da un anno, da No, amo. Bosco Perché ho avuto la Scuro. fortuna di lavorare con lui, perciò so chi è. Allora, e invece Lore ti chiede. Che budget serve a un ragazzino per iniziare a correre in moto? Non parlo di mondiale, ma anche semplici campionati nazionali. E un po' di soldi servono, eh. Questo sì è brutto, ma è così. Poi dipende che campionato vai a fare, e poi dipende da quanto forte è il ragazzino, perché la realtà è anche questa. Però se non si fa vedere, è impossibile che un team vada a investire, perché Assolutamente. è difficile parlare di budget per quelle categorie lì, però comunque ci vogliono sempre tanti tanti soldi, questo è assodato. Bosco, tu che hai fatto il pilota ormai 50 anni fa, secondo te era più facile o più difficile quando l'hai fatto tu, da quel punto di vista lì, o uguale? Cioè, secondo me è uguale, c'è sempre stato più o meno la stessa difficoltà. Io ho cominciato a fare il pilota che ero già grande, perciò andavo con le mie gambe, tra virgolette, cioè guidando io il furgone e tutte queste cose qua, e mi trovavo anche i soldi o andavo al lavoro per pagare quello che. Oggi questo è quasi impossibile perché i ragazzini cominciano ad andare in moto a 7-8 anni, se non prima, cioè a Prima. 7-8 anni cominciano già a fare Ma legale, le gare. esatto. Perciò è impossibile se non sei supportato dalla tua famiglia o comunque da chi ti è intorno. Sì, non è, cioè non posso dire se era più facile o più difficile, dipende sempre chi è attorno. Io, sebbene che c'era un'era, comunque c'erano già i giovani, perché nel 1990 capirò se ho vinto un mondiale che avesse 16 anni.
Io da Rimane sola. il pilota più giovane della vita mondiale. Sì. E adesso credo che sarà anche impossibile che lo battano. Ah sì, adesso è impossibile perché è cambiato il regolamento, certo. E Aldeghieri, il più giovane, farà pole position. Non scordarlo. No, 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 per carità. Non... Ecco, invece, la tua battuta su Marquez con la Ducati a Valencia, te lo aspettavi più veloce, te lo aspettavi più lento, te lo aspettavi così? Ecco. Ma io non penso neanche che abbia tanto spinto a Valencia. Tu sei uno di quelli che pensa che dominerà facilmente il campionato? No, facilmente no, ma sarà comunque uno dei super protagonisti. Dopo dipenderà quanta fortuna avrà. Nel senso, quest'anno, se guardiamo Bastianini, ha avuto una stagione a dir poco complicata, no? Ed è partito tutto quanto comunque dalla gara in Portogallo, dove non per colpa sua si è fatto male. Eh sì, assolutamente. Perciò ci vuole anche tanta fortuna in tutto questo. Bosco di Gian Antonio è stato il tuo pilota, cosa ne pensi? Che è andato forte quando non aveva il contratto, perché lui è così, gliel'ho detto anche a lui. Alla fine il talento a lui non manca, perché secondo me lui non va piano, però deve, cioè, spero che questa stagione qua lo abbia fatto fare la maturazione che serve, perché comunque è stato anche bravo, bisogna dargli anche bisogna fargli anche i complimenti, che anche nei momenti che era a piedi, perché io non vedevo chance per lui, perché Esatto. alla fine è stato anche, con tutto il casino che è successo, è stato fortunato Eh sì. che è andata così. Però Infatti. adesso la fortuna una volta, due, adesso devo dimostrare che sta lì. Anzi, per me domenica non ho capito come mai non ha vinto a Valencia. Cioè, doveva provare a vincere. Dunque, aspetta che adesso già me lo sono dimenticata. Valencia, cosa ha fatto? Secondo ha fatto? Poi? Sì, ha fatto secondo. Ha vinto, sì, ha vinto Bagnaia, ha fatto secondo lui, ok. Va bene, allora con questa considerazione del Cavaliere Nero dice grandissimo rispetto per Bosco Scuro, complimenti per i risultati. Allora direi che con questo Bosco possiamo chiudere qui la diretta. Io ti ringrazio come sempre, sei stato molto chiaro, molto gentile, molto onesto e io ho imparato che quando Bosco dice il mio pilota rimane con me, devo credergli. Devo credergli. È la lezione che ho avuto nel 2023. Caro il mio Bosco, ecco, è assolutamente così. Va bene, ma fai un po' di vacanze o no? O sei lì e non ce la fai? Quest'anno è un po' complicato, no? Ho fatto qualche giorno di vacanza quest'anno a Pasqua, quando eravamo tra l'America e l'Argentina, e quest'anno è alla fine dell'anno tra la Thailandia e la Malesia. Perciò va bene, adesso bisogna lavorare. Benissimo, Bosco, c'è la sigla, io ti ringrazio tantissimo, se trovo la sigla, c'è la sigla, eccola qua. Grazie Bosco, buon Natale, buon anno, Buone buon feste a tutto. tutti. E ci Buona vediamo. serata e buone feste a tutti. Comunque Okapa. sei in debito almeno di una birra perché per 15 minuti, Bosco, ho Di più, anche parlato di più, mi sa. anche di più, ho Ma parlato di niente, ti cioè ho parlato di ascoltavo. Ma ti avevo detto, se voi parliamo a voce, beh, logicamente non Ah, no. potevo, Va bene però va così. bene, dai. Va bene così. Okapa, Grazie. buona serata a Grazie tutti, buone Bosco. feste. Ciao, Grazie a tutti. ciao, Ciao. Buona ciao. serata a tutti. Ciao, ciao.